E allora questo pomeriggio presenteremo, diciamo, una celebrazione in realtà, perché a distanza di 2 anni dalla perdita di Aldo Forbici si è pensato di poterne parlare in maniera più approfondita. E abbiamo qui con noi Giorgio Benvenuto, Alessandro Roazzi, Alberto Vacca, la signora Forbici, che diciamo è dall'altra parte, ma poi chiameremo anche da questa parte. E quindi pensiamo di descriverne non la personalità in quanto tale, ma il lavoro e quello che lui ha fatto. E in maniera molto semplice, considerato che è in diretta e poi è registrato, non faremo un qualcosa di lunghissimo, perché sennò poi sappiamo che ormai le persone tendono ad abbandonare dopo un certo punto, dopo un certo periodo. E quindi io vorrei iniziare proprio subito. Qui siamo presso l'Università Popolare di Roma, siamo nella sala di presidenza dove normalmente facciamo queste presentazioni. E darò subito la parola ad Alessandro Roazzi per il suo intervento. Bene, io parlo con molto piacere di Aldo Forbice, col quale ho condiviso una bella collaborazione ai tempi della UIL. Aldo fa parte della generazione precedente alla mia, ma naturalmente è una generazione dalla quale abbiamo imparato parecchio. Abbiamo imparato diverse cose fondamentali, la serietà sul lavoro. Abbiamo imparato lo stile nel lavoro, abbiamo imparato la passione per i problemi del lavoro. E non a caso Aldo è stato uno degli artefici della prima trasmissione in TV interamente dedicata ai temi del lavoro. Si chiamava Turno C. Nel 1970 cominciò le trasmissioni a tutto campo, a 360 gradi sui problemi che riguardavano la classe lavoratrice, non solo l'industria, ma l'agricoltura e i servizi. Perché è importante quel momento? È importante perché era anche il frutto delle lotte sindacali. Era il frutto dell'autunno caldo, era il frutto del contratto dei metalmeccanici, era il frutto dello Statuto dei diritti dei lavoratori. Si creò diciamo un insieme di giornalisti specializzati in problemi sindacali molto competenti e adesso lo possiamo dire alleati del rinnovamento sindacale e dell'unità sindacale che si tentava di realizzare in quel periodo. Aldo era uno dei protagonisti di questo processo. E diciamo, fra le cose che questo gruppo di giornalisti ci ha insegnato, certamente c'è stata l'attenzione alla competenza, vale a dire per essere comprensibili, per spiegare quello che avveniva nel movimento sindacale, sul lavoro bisognava sapere bene quali erano i temi, quali erano i contenuti, quali erano i problemi. Su questo io credo che Aldo si sia esercitato con passione per tutta la vita. Un momento nel quale abbiamo lavorato strettamente assieme è stato il congresso della UIL del 1980. In quel congresso praticamente si vedevano già le conseguenze del rinnovamento che Giorgio Benvenuto, il gruppo dirigente che si era scelto, stavano portando avanti. Era, diciamo, il congresso nel quale cominciava a maturare una identità, una fisionomia della UIL, diciamo, completamente rinnovata. Aldo ebbe una grande idea. Adesso sembra un'idea, diciamo, quasi così, di immagine. Invece fu un'idea che aveva un significato più profondo. In tutti i giorni del congresso, Aldo pubblicò un quotidiano che seguiva i lavori che avvenivano in sede congressuale. Ma non solo i lavori. Era un giornale di una grandissima vivacità. E quale fu l'effetto di questo tentativo? Che fu riuscito perché ebbe un grandissimo successo. L'effetto fu di coinvolgere ancora di più militanti, iscritti, quadri, dirigenti della UIL, del sindacato, in questa, diciamo, questo grande tentativo di cambiare il modo di fare il sindacato,
e naturalmente di aggiornarlo e di renderlo più vicino al periodo nel quale si stava vivendo, che sarebbe stato poi un periodo di grandissimo impegno, perché ricordiamo gli anni Ottanta sono gli anni ancora del terrorismo, della scala mobile, dei cambiamenti che allora magari si percepivano appena, ma che poi sarebbero stati, diciamo, di impatto quasi rivoluzionario negli anni 90, internet, la globalizzazione e quant'altro. In quel momento, diciamo, questa idea di Aldo era un'idea che, come dire, aiutò molto la Willa, l'aiutò perché le dette entusiasmo, gli dette il piacere di identificarsi in un sindacato che faceva cose che gli altri non riuscivano a fare, non facevano. Ed era praticamente, come dire, anche questo una sorta di completamento di un'identità che si andava costruendo. Naturalmente Aldo in questi quotidiani rifletteva non solo la sua esperienza professionale, ma anche quella di storico. E questo poi lo vedremo, diciamo, a proposito soprattutto dei suoi libri su Bruno Buozzi. Possiamo passare rapidamente alla esperienza radiofonica, quella che forse è più nota. Io, diciamo, su questa esperienza ho una mia idea, nel senso che venendo qui pensavo a cosa sarebbe successo se Aldo fosse oggi in grado di supportare con la sua capacità e il fatto che riusciva a ottenere risultati quella campagna che, insomma, è ancora in corso, perché purtroppo ce n'è tanto bisogno, dei morti sul lavoro. Perché le caratteristiche, diciamo, della sua trasmissione, che poi è stata una trasmissione anche questa di successo, erano le caratteristiche di una cultura riformista, vale a dire i diritti, quelli veri, quelli importanti, la difesa di una concezione della libertà che costruiva però qualcosa, costruiva progresso, costruiva rispetto della dignità delle persone. E in questo senso, per esempio, io sono sicuro che lui avrebbe affrontato questa battaglia per ridurre le morti sul lavoro in Italia, l'avrebbe affrontata come le affrontava sempre, con grande decisione, con grande spirito, diciamo, di abnegazione, perché si riconosceva in quella battaglia. Naturalmente si è detto che aveva dei modi spesso bruschi. Io penso che su questo probabilmente pesava l'atmosfera che aveva intorno, perché non era facile fare quel tipo di trasmissioni, ma soprattutto non era facile vivere un'esperienza professionale in un mondo nel quale cresceva la faziosità, cresceva la superficialità, cresceva la mediocrità e cresceva anche, diciamo, un atteggiamento settario. Per cui probabilmente, diciamo, anche questo forse ha pesato, però su un lavoro che oggi non è facile, è giusto sottolinearlo, un lavoro che ha prodotto dei risultati tangibili. Aldo Storico è soprattutto legato praticamente alla figura di Bruno Buozzi, anche se le sue pubblicazioni sono state numerose e hanno in qualche modo evidenziato la sua attenzione e la sua passione per il mondo del lavoro. Qui voglio solo fare una brevissima riflessione sul titolo del primo libro di Aldo, Bruno Buozzi, Forza Tranquilla. Quel Forza Tranquilla, secondo me, è significativo perché la parola forza in qualche modo smentisce un'idea di riformismo, di umanesimo riformista, che era l'idea di una sinistra minore, una sinistra che si accontentava, una sinistra che non aveva coraggio. Ecco, invece identificare Buozzi con l'idea di una forza che si muove era, diciamo, anche in qualche modo sconfessare, criticare
con a ragion veduta questa visione del riformismo. Tranquilla poi vuol dire semplicemente coerenza, vuol dire certezza nelle proprie convinzioni, vuol dire capacità di agire senza spettacolarità, ma sapendo che bisogna costruire consenso e che bisogna dare ai lavoratori e alle lavoratrici dei risultati. Quindi un'immagine, io penso che era anche il frutto della cultura di Aldo, che era una cultura che dal punto di vista soprattutto del sindacato ha avuto una pagina molto importante anche quando ha diretto Lavoro e Società, la rivista della UIL. Una rivista che in qualche modo riassumeva tutti i suoi interessi, la storia, l'attenzione al sindacato, la capacità di discutere, di dialogare, di interrogarsi, di capire. E questo è stato un altro contributo importante a quel lungo percorso di rinnovamento che insieme abbiamo fatto, ovviamente, con la guida di Giorgio Benvenuto di quel gruppo dirigente. Grazie. Grazie Alessandro per la tua introduzione. Credo siamo già entrati nel vivo praticamente del ricordo e siamo andati in maniera molto precisa sull'esperienza professionale oltre che umana. Allora, Giorgio Benvenuto. Innanzitutto, non per retorica, ma per me Aldo è stato un amico vero. È stato anche uno dei protagonisti di tante battaglie, di tante proposte che sono state costruite nella UIL, ma sono state costruite assieme anche con le altre due organizzazioni sindacali in quel periodo che noi amiamo chiamare la Golden Age del sindacato. Un vero amico che ho conosciuto quando è avvenuto il centro-sinistra nel nostro paese. Cioè, noi avevamo una situazione, ero entrato nel sindacato negli anni 50, non c'erano molti rapporti tra le organizzazioni sindacali, c'era una conflittualità, ci si dava del lei quando noi facevamo le riunioni sindacali, rare, rarissime, e c'era una competizione formidabile perché c'erano le elezioni di commissione interna che assomigliavano un po' alle elezioni amministrative dal punto di vista politico. E avemmo i primi incontri perché il Partito Socialista aveva una strana regola, uno strano statuto. Stabiliva che chi era iscritto al Partito Socialista poteva essere iscritto solo alla CGIL. Se si iscriveva alla CISL o alla UIL, veniva cacciato dal partito. Era una norma che è durata fino al 1966, quando è stata fatta la unificazione tra socialisti e socialdemocratici. E poi non è stata più reintrodotta. Il paradosso era, pensando alla UIL, che se uno era comunista si poteva iscrivere alla UIL, se era socialista non si poteva, perché c'era questa contrapposizione tra socialisti e socialdemocratici. Le cose cambiano quando avviene il centro-sinistra e cambiano soprattutto con gli effetti successivi che si verificano dopo la rivoluzione che avviene in Ungheria. Facciamo degli incontri, un po' degli incontri tra, io ero nel Partito Socialdemocratico, G,
giovane, giovanissimo, e facevamo degli incontri con, così di nascosto, quasi clandestini, tra i socialisti e i socialdemocratici, perché noi pensavamo che la svolta a sinistra, la sinistra che il centro-sinistra è stato forse l'unico momento negli anni 60 in cui si sono fatte delle vere riforme, si fece la nazionalizzazione dell'energia elettrica, si fecero delle iniziative importanti, si mise all'ordine del giorno la realizzazione dello statuto dei lavoratori. Era importante che non ci fosse una spinta per fare il sindacato socialista, ma che ci fosse l'unità sindacale. Perché? Perché i socialisti, poi con l'unificazione con i socialdemocratici, erano nella UIL, erano nella CISL, erano nella CGIL. Perché fare l'unità solo dei socialisti? E noi pensammo che era fondamentale fare la battaglia per l'unità sindacale. E conobbi naturalmente quelli che erano le persone che in quel momento erano socialiste, io ero all'ufficio organizzazione della UIL. E c'era nella segreteria, come numero due, Mosca, che poi sarà il vice segretario di Nenni nel Partito Socialista. Lui era stato il segretario aggiunto nella e Forbice Aldo andò a dare una mano, giovanissimo, andò a dare una mano nell'ufficio stampa della CGIL, e quindi l'ho conosciuto. Era una persona che seria sul lavoro, persona che approfondiva i problemi, persona che ricercava le notizie, persona che non si fidava di veline che gli potevano arrivare. Era un giornalista, e poi questa grande capacità che aveva di essere un giornalista specializzato ma con una visione culturale molto ampia, lui la arricchì. Perché cominciò a fare lo storico, e la storia del nostro paese ancora oggi ne risente, è una storia che ogni tanto ha delle cose che sono state dimenticate, e lui aveva la capacità di approfondire questi problemi. I primi libri che poi mi ha regalato erano sulla storia socialista nella CGIL. Non dimentichiamo, lui ricordava sempre, che la vecchia CGIL aveva solo un patto di alleanza con il Partito Socialista, e quando ci fu la scissione del Partito Comunista a Livorno, la CGIL non fece nessun patto con i comunisti, e lo sosteneva con orgoglio, aveva una conoscenza, ci sono delle cose bellissime che ha scritto su Filippo Turati, persona che era stata dimenticata, che era un riformista sul serio, ma un riformista che, per cui le riforme dovevano raggiungere dei risultati. E l'ho conosciuto e abbiamo fatto delle riunioni assieme, non solo lui, ma ci organizzavamo, e queste riunioni venivano fatte all'Università di Popolare di Milano, noi l'Umanitaria. Facevamo gli incontri lì. Quando vado lì mi sembra di rivedere Piero Boni, di vedere Santi, di vedere Foa, che allora, di vedere questo mondo pieno di vivacità. Mi ricordo i sindacalisti
di allora della CGIL e anche della UIL. E lui ha scritto dei libri preziosi che raccontano e testimoniano come i socialisti all'interno della CGIL, pur essendo in minoranza, avevano rappresentato e svolto un ruolo di grande importanza, Pensiamo nei metalmeccanici. Nei metalmeccanici noi avevamo, io ero andato anche nei metalmeccanici, avevamo creato le condizioni perché ci fosse l'unità, la condizione e che ci dovesse essere l'incompatibilità tra cariche sindacali, cariche politiche, cariche rappresentative. Allora la gran parte dei dirigenti sindacali soprattutto era parlamentare nel Partito Comunista, c'erano anche dei socialisti, c'erano anche dei democristiani, ma l'azione è raccontata, c'è del materiale prezioso, ci sono i nomi di tanti dirigenti socialisti dei due sindacati e delle iniziative, dei convegni, c'erano le riunioni che venivano fatte nelle quali si affrontavano i problemi e sempre in una visione, come potrei dire, non di antagonismo, non di contrapposizione, ma in una visione riformatrice, in una capacità di dare forza alle federazioni di categoria ed un rapporto che si seppe estendere anche a una parte del mondo cattolico. In quel ruolo, e qui c'è anche tutto un rapporto, Sandro conosce bene, il rapporto del cambiamento delle ACLI. Le ACLI, quando erano state praticamente fondate, avevano di fatto organizzato la costituzione della CISL. Con Livio Labor divennero una delle forze che poneva il problema della unità del sindacato, basata naturalmente su valori di partecipazione, di democrazia, di autonomia. E quindi io ricordo che Aldo era importante, non era un giornalista che faceva la cronaca e basta, era un giornalista che scriveva anche articoli di riflessione politica ed era anche un politico, anche uno storico, una persona completa. Ho voluto parlare perché quelli sono stati anni di crescita, perché il 68, il 69 si esprime, è il risultato di questa incubazione, di questa battaglia nella quale il sindacato diventa protagonista, non ha una visione corporativa, pone i problemi della riforma e accanto ai diritti sindacali si batte anche con i diritti civili. Ed è una delle cose importanti che Aldo ha sempre mantenuto su tutta la vita, qualche volta tirando le orecchie anche a me nei tempi recentissimi, perché lui era, diciamo, non transigeva sui problemi della libertà e della democrazia. E molte volte, quando noi eravamo un po' innamorati di queste cose che avvenivano in Cina o delle altre cose dove eravamo, lui, io mi ricordo un dibattito che facemmo sulla Cina, fece un intervento e seppe indicare con forza che su quei diritti non si può transigere, non si può chiudere un occhio. E quindi l'importanza, questa importanza poi ha determinato questa grande partecipazione
a quegli anni costruttivi che sono stati quelli del 69, dell'autunno caldo, delle battaglie che sono state fatte dai tre sindacati, dai metalmeccanici che avevano di fatto realizzato l'unità sindacale. E lo abbiamo trovato sempre con noi. Ed un giornalista che era molto stimato, perché allora nel sindacato c'erano giornalisti di straordinario valore, io li ricordo, cioè negli anni 60, negli anni 70, quando il sindacato faceva una riunione e veniva la televisione, era una delle prime notizie che avveniva, ma non perché minacciava, ma perché proponeva, cioè non era un sindacato che andava lì e dice ci date 10, ci dovete dare 12, no, era un sindacato che entrava nel cuore dei problemi e che aveva una visione completa, non corporativa, della ricerca del contratto, ma di collocare il contratto e i diritti in una strategia generale nella quale era fondamentale il legame con i problemi del mezzogiorno, il legame dell'autonomia delle categorie, l'attenzione al problema degli anziani, l'attenzione e il rapporto nei confronti dei giovani. Aldo è stato uno dei protagonisti, lui aveva l'arma della penna. Io amo dire che lui era uomo della penna, ma anche uomo della sciabola, perché aveva questa capacità di saper scrivere, cioè questo dono, io dico, che aveva, questa competenza, questa cultura, ma non solo faceva dei begli articoli, ma si sentiva un protagonista, una persona che si batteva per queste cose. E quindi quando sono diventato segretario della UIL, che è stato un risultato di carattere generale, è stata la conseguenza di quelle elezioni che nel 76 vedono tutti noi che ci battavamo per l'alternativa di sinistra, ci troviamo a sbattere il muso contro il compromesso storico e con una visione che noi potevamo dirlo a viva voce, come la FIM, non la poteva dire con la stessa tonalità il PC, perché era ancora la vecchia visione della cinghia di trasmissione. Noi non facemmo polemica sul compromesso storico, perché il compromesso storico si basava sul fatto che bisognava fare la politica dell'austerità, la politica dei sacrifici, e che questi però li devono fare i settori più deboli. Lo dico un po' schematicamente, brutalmente, ma era così. E Aldo venne con noi nella UIL. Io penso che lui ha dato tantissimo alla UIL. Ha dato sul piano della cultura, della conoscenza, perché ci sono tantissimi libri che sono stati fatti storici, ma anche tanti libri di attualità sui problemi che c'erano. Esisteva, ogni mese, ogni due mesi usciva una pubblicazione specifica, la riforma del salario. Giorni fa mi hanno invitato i giovani dell'università, la numero 3, per parlare dei problemi dell'ambiente. Io l'avevo dimenticato, sono gli anni, ma loro mi avevano chiamato perché, dice, abbiamo fatto delle ricerche e abbiamo visto che la prima organizzazione che ha parlato dei problemi della compatibilità dello sviluppo dell'ambiente era la UIL. Era Aldo Forbice, che aveva fatto un libro stupendo che ha ancora dell'attualità quando lui racconta, perché poi lui aveva avuto anche un'altra idea importante. Sì, il sindacato era forte,
ma lui ha inventato i sondaggi. E quindi quando c'erano dei problemi particolari, lui faceva dei sondaggi, i sondaggi sul problema delle donne, della discriminazione delle donne. Ci sono una ricchezza di pubblicazioni importanti sui problemi degli anziani, sui problemi dei giovani. Cioè faceva questi sondaggi, che sono ancora preziosi. Oggi non vanno nemmeno a vedere. Quando noi vediamo che ci sono le elezioni, dicono che va a votare solo il 50%, ma non vanno a distinguere che se si va a vedere votano più gli anziani e meno i giovani, votano più in certe realtà piuttosto che in altre. Cioè lui aveva la capacità di fare politica, ma di usare, non c'era ancora internet, ma di usare i dati, la conoscenza, approfondiva i problemi, non parlava, non faceva la politica col naso, non era un, diciamo così, un sostenitore del nasometro, era uno che invece si basava sui fatti e sulle questioni. E se andiamo a vedere, lui ha lanciato il giornale della UIL. Questo giornale è andato per tentativi, si chiamava Lavoro Italiano, poi era Il Lavoro, ha cambiato il formato e poi però ha fatto una cosa di maggiore importanza, una rivista, se noi l'andiamo a vedere oggi, ancora preziosa per capire quegli anni, ma anche per capire che ci sono delle cose che già allora si potevano fare e che non siamo riusciti a fare, che sono ancora di una grande attualità. Cioè questa visione, questo fatto per cui lui aveva la inconsapevolezza della importanza del sapere. Sono convinto che oggi potremmo leggere delle cose splendide da lui su questa nuova stagione che si è aperta, su questa stagione che è fondamentale per un sindacato che non sia luddista, che abbia paura del progresso, ma di un sindacato che sia in grado di fare in modo che il progresso sia al servizio, dia maggiore forza al movimento sindacale attraverso la conoscenza. Era Aldo che aveva trovato questa frase bellissima di Bruno Bozzi e di Filippo Turati: bisogna resistere un minuto più del padrone, ma bisogna conoscere un libro più del padrone. E oggi bisogna conoscere anche quello che avviene con l'intelligenza artificiale, con la digitalizzazione. Non essere lì ad avere paura di quello che avviene, non essere lì a dire bisogna mettere delle norme quando abbiamo un'amministrazione che non è in grado di far mettere le multe alle automobili che vanno dove gli pare e piace. Ma il vero controllo, la vera capacità è che tu conosca, che tu discuta, che tu partecipi. E Aldo era un protagonista. Puoi prendere entusiasmo per parlare di lui, accenno solo tre ultime cose. L'ha detta una importante, la battaglia che facemmo per la televisione. Lui ci dette una mano, Studio C. Ci sono delle cose bellissime che sono state. Il sindacato dovette scioperare. Noi dovemmo occupare, andammo a fare un'occupazione simbolica di Milano e di Roma, perché non venivano fatte le notizie, non venivano date le notizie sul sindacato. Noi andammo lì e ottenemmo, e Aldo fu il primo che gestì, e la gestì benissimo. E come? Poi ci sono pochi giorni fa alla televisione, c'è un racconto su Bruno Bozzi, dove lui ha dedicato molto della sua vita, del suo impegno, ed è una trasmissione stupenda sul sindacato prima
del fascismo dopo il fascismo e sulla figura di Bruno Bozzi e del mondo che era attorno a lui. Lui era bravissimo sulla televisione, è una cosa preziosa, ma la sua attenzione era anche ad altre questioni. Mi ha aiutato moltissimo nell'azione che noi abbiamo fatto nel rapporto con i giovani contestarono l'AMA, noi avevamo alcuni settori della CGIL che volevano fare uno sciopero generale contro lì, non l'AMA, e lui ci dette quell'idea di fare un incontro con i giovani e di chiarire quali erano i motivi di consenso e di dissenso. E poi lui mi dette una grande mano nel rapporto che noi avemmo con il problema della tossicodipendenza, sul problema delle conseguenze della tossicodipendenza. Noi avevamo questo rapporto con praticamente con Muccioli, e un rapporto con alcuni esponenti della Chiesa lì a Terni, Don Pierino, li facemmo parlare anche al nostro congresso, e lui ebbe l'idea di fare una mostra nella quale chiese a tutti gli artisti italiani, pittori, scultori, di dare un dono e di raccogliere risorse. C'è un libro grandissimo per aiutare quei tentativi che c'erano di guarire l'AIDS, perché il dramma che esisteva era che chi si drogava magari usciva dalla droga, ma avendo fatto le iniezioni moriva con AIDS. Ho visto dei casi, mi ricordo con lui andai a vedere dei casi drammatici. E pensate che noi avevamo il sindacato della sanità che non voleva curare i malati di AIDS perché aveva paura di fare. E Aldo ebbe l'intuito di dire: invita i lavoratori della sanità alla comunità di San Patrignano. E li invitai, vennero e rimasero questi infermieri, rimasero colpiti da quello che avveniva e dettero, cambiarono le cose. Non ci furono più gli scioperi, le assenze, le malattie, ma la sanità della UIL fece il congresso a San Patrignano, perché Aldo aveva molte idee. Ci sarebbe da parlare. L'ultima cosa è un impegno che io penso di ore. Naturalmente alla fine del Partito Socialista fece male a lui, soffrì per questa questione. E lui mi propose e noi facemmo, e sono andato a rivedere prima di venire qui oggi. Non potevamo fare la critica sociale perché non sapevamo come era la questione. Facemmo Critica 2000, direttore era Aldo Forbice, e sono degli articoli che parlano del 2000, che parlano di questa inafferrabile Seconda Repubblica, che è una transizione che non finisce mai. Io dico una transazione che non finisce mai. E pensiamo di pubblicare alcuni di questi articoli di qui, ci sei anche tu, una, ma perché sono di una persona che antevedeva il futuro e che non aveva paura del futuro. Grazie. Grazie Giorgio, effettivamente ogni qualvolta inquadri, questo è un complimento che volevo farti, inquadri in questo caso una personalità diciamo del giornalismo ma anche del sindacato,
oppure in altre situazioni, ci dai un panorama del contesto politico-culturale dell'epoca che praticamente è come quel discorso della microstoria e della storia, cioè praticamente ogni volta ci porti su determinati discorsi. Mi hai fatto pensare, citando Aldo, a Don Milani, perché un altro che insisteva che per combattere le diseguaglianze occorreva conoscere più parole. Quindi rispetto, se il padrone conosce 1000 e tu ne conosci 100, tu sarai sempre in soggezione, sarai sempre nella condizione di non poterlo nemmeno, non dico contrastare, ma nemmeno diciamo andare in discussione, perché hai la timidezza dell'ignoranza. E quindi questo mi ha fatto molto pensare, di grandissima attualità, perché siamo anche sul centenario della nascita di Don Milani, quindi devo dire, c'è una cosa che tu hai detto molto bene, ci sono dei periodi della nostra storia contemporanea che sono stati veramente fecondi. E adesso non so perché, forse perché stiamo invecchiando un po' tutti, abbiamo la sensazione che adesso c'è poco. Eppure siamo in un'epoca dove c'è tanta informazione, tanto materiale a disposizione, eppure non abbiamo quello che voi dicevate all'inizio, anche Sandro, non abbiamo più quei giornalisti di una volta. E quello è il problema, perché quando si hanno dei giornalisti che conoscono la materia e non hanno soltanto l'esigenza di alzare il tiro con un titolo, e quindi approfondiscono prima di giungere a una conclusione, allora fai anche storia. E quindi dopo 30 anni, 40 anni, tu leggi le loro cose e ti accorgi che sono valide. È come quando dicono, si racconta, che proprio parlando di Don Milani, visto che lo stiamo celebrando, il cardinale che l'aveva combattuto, lo va a trovare in punto di morte, il cardinale Grisson, mi sembra, di Firenze, che l'aveva combattuto, l'aveva esiliato, e praticamente gli va a dire, guarda, e gli dà anche un bacio, sembrerebbe, per come commiato, e lui gli dice, anzi gli scrive, perché non parlava più Don Milani alla fine, gli scrive, sei venuto soltanto perché io non posso più parlare, e però devo dirti una cosa, le mie idee sono di 50 anni avanti a te, fino alla fine. Quindi noi abbiamo sempre questo problema di persone che vedono le cose molto tempo prima degli altri. E chi si trova in quella situazione, in quel periodo, combatte queste persone, perché sono troppo, troppo avanti. È il problema non del genio, perché non è questione di genialità, ma delle persone che hanno un metodo nel poter affrontare le cose. E quindi dalla descrizione che tu hai dato, indubbiamente abbiamo avuto a che fare con una persona che aveva un grande metodo di lavoro, che era, permettimi una parola che è un po' abusata, era inclusiva e non che allontanava. E questo è un grande vantaggio nei momenti in cui si vuole giungere ad un risultato. Quindi non è il compromesso, ma è ascoltare e fare sintesi, avere questa capacità. Allora, a questo punto Alberto Vacca, anche lui ci porterà un suo contributo. Ecco Alberto. Dopo quanto è già stato detto su Aldo, non c'è più niente da aggiungere. Giorgio ha fatto un accenno a internet e all'intelligenza artificiale, en passant. Prima di venire qui, siccome oggigiorno va molto di moda l'intelligenza artificiale, allora ho voluto fare un esperimento. Ho preso un chatbot, che è un programma di intelligenza artificiale, e gli ho scritto questa domanda. Scrivi una relazione sull'attività giornalistica svolta dal giornalista Aldo Forbice. E lui mi ha fatto la relazione. Ora ve la leggo, poi la analizziamo.
Aldo Forbice è stato un noto giornalista, conduttore televisivo e scrittore italiano, nato a Cagliari il 24 gennaio 1933, è morto a Roma il 17 giugno 2015. Dopo gli studi classici si trasferì a Roma, dove iniziò la sua carriera giornalistica collaborando con diverse testate, tra cui Il Tempo e Paese Sera. Negli anni 60 Forbice si avvicinò al mondo della radio, diventando uno dei più importanti conduttori di programmi radiofonici in Italia. Nel 1967 fondò il programma Bandiera Gialla, che divenne molto popolare tra i giovani italiani. Il programma presentava la musica rock e pop, ma anche notizie del mondo della cultura e dell'arte, e divenne un punto di riferimento per i giovani italiani dell'epoca. Negli anni 70 Forbice si trasferì alla RAI, dove continuò la sua carriera come conduttore radiofonico e televisivo. Fu uno dei primi giornalisti a condurre programmi di informazione televisivi in Italia e divenne un volto noto grazie ai suoi servizi giornalistici per il TG1. Negli anni 80 e 90 Forbice si dedicò alla scrittura, pubblicando diversi libri sulla cultura e la società italiana. Continuò anche a lavorare per la radio e la televisione, conducendo programmi di approfondimento su temi di attualità e cultura. Tra i programmi televisivi più noti condotti da Forbice si possono citare L'altra domenica, Odeon, Piazza Grande e Sottovoce. Ha scritto numerosi libri, tra cui Bandiera Gialla, L'Italia del Rock, Il mestiere di scrivere e 1968-1978, 10 anni che sconvolsero l'Italia. Aldo Forbice è stato un giornalista molto apprezzato in Italia per la sua professionalità e la sua capacità di comunicare con il pubblico. La sua scomparsa nel 2015 è stata sentita come una grande perdita per il mondo del giornalismo italiano. Diciamo che dal punto di vista formale, grammaticale e sintattico tutto scorre bene, non diciamo è sufficiente. Però per quanto riguarda le informazioni che ci ha dato sono quasi tutte false. Sono quasi tutte false, non è nata a Cagliari perché è nata a Catania nel 1940 e non ha scritto probabilmente sul Tempo e Paese Sera perché nel sito di Wikipedia, sì, sull'Avanti, sì, ma poi ci sono in Wikipedia gli altri giornali su cui ha scritto. Non ha condotto Bandiera Gialla, che era condotta invece da Boncompagni e da Renzo Arbore, e poi neppure quelle altre trasmissioni, Odeon, neppure L'altra domenica, neppure... Che cosa è successo? Che l'intelligenza artificiale, che è un'intelligenza, ha preso le notizie dai vari siti internet, avendo poche notizie su Aldo, colmato queste lacune attingendo da altri personaggi, da altri giornalisti che avevano operato in questo settore. Ecco, questo della se Aldo fosse vivo oggi mi sarebbe piaciuto discutere con lui di questi problemi che sono connessi all'intelligenza artificiale. Dunque, la mia proposta dopo aver letto questa relazione, che
mi è stata fornita dall'intelligenza artificiale, da internet, sarebbe che se foste d'accordo come fondazione, come vedova di Aldo, di istituire o un premio o una borsa di studio affinché effettivamente si possa conoscere l'opera, perché lui ha scritto più di 100 libri, ha scritto alcuni libri fondamentali nel campo storico per quanto riguarda il riformismo, ha messo l'accento su Matteotti, su Buozzi, su Colorni, su Silone, e quindi ha fatto un lavoro storico e poi anche ha fatto un lavoro sindacale. E poi ha fatto anche un lavoro di attività di promozione dei diritti umani ed era sempre documentato nelle opere che scriveva. E sarebbe il caso quindi di promuovere lo studio delle sue opere principali, di modo che non succeda più in seguito che questa intelligenza artificiale ci venga a propinare delle cose errate. Perché l'intelligenza artificiale dipende sempre dall'intelligenza umana che la guida, la corregge, e se si fanno questi studi si possono mettere su internet e l'intelligenza artificiale allora ci fornirà i dati esatti e non più questi errati. Ho concluso. Alberto, adesso chi si è collegato nel momento in cui hai parlato della biografia di Aldo Forbice ti potrà sicuramente denunciare per aver diffuso delle false informazioni, non c'è dubbio, e quindi veramente ti trovi in una situazione molto delicata. Bravo. Sai cosa è successo? Che un avvocato americano poco tempo fa, fidandosi dell'intelligenza artificiale, ha fatto una causa per un suo cliente a New York, mi pare, l'avrai anche letto, si è servito di tutta la giurisprudenza fornitagli da questa intelligenza artificiale, è andato dal giudice, il giudice va a riscontrare le sentenze da lui citate e i casi da lui esposti ed era tutto falso, e quindi è sotto inchiesta di un procedimento disciplinare, certo, certo. Quindi internet, addirittura questa intelligenza artificiale ti può far commettere inconsapevolmente dei reati. Mi fa molto piacere questa passione con la quale ti sei rivolto all'intelligenza artificiale, devo dire. Bisogna però dire una cosa particolare, che questo termine intelligenza artificiale andrebbe un attimo studiato meglio, perché io ho avuto l'impressione già da moltissimi anni che c'è tanta gente che ha l'intelligenza artificiale dentro, cioè nel senso che non ce l'ha l'intelligenza. E quindi la vedo come un artificio quello che ha nella testa, quindi non è un gioco di parole, ma quello che sta accadendo adesso effettivamente è la speranza di quelli che non ce l'hanno di poter risolvere determinate cose, e quindi la loro speranza è quella di poterci portare una relazione, uno studio, un romanzo, una ringa ad una causa per poter, come dire, emergere, vincere, avere successo. Però fortunatamente non sarà così. Questo non c'è dubbio, non sarà così. Noi abbiamo bisogno di uomini, di donne, di persone capaci, utilizzando un metodo che fa crescere il ragionamento e che lo porta in una condizione, come dire, di comprensione alle persone, e nello stesso tempo che le cambia e che fa in modo che le persone nel corso della loro vita, acquisendo tutte queste conoscenze, devono sentire dentro di sé ancora più desiderio di conoscere. Ed è la mia rappresentazione che ho di Aldo Forbice dopo aver sentito i vostri racconti. Perché se scriveva di un fatto storico, di un fatto sindacale, si occupava di determinati temi, li approfondiva, è vero, aveva la penna felice, come diceva Giorgio prima, ma tuttavia aveva anche la competenza di saper sintetizzare e prendere quello che serviva per un ragionamento. Perché il nostro grande problema è questo, è sempre questo.
perché tutti adesso abbiamo a disposizione tanto materiale, tantissimo, come non mai, ma pochi sanno come utilizzarlo. La capacità di portare, di focalizzare su un determinato argomento rimarrà comunque per molto tempo per pochi, e non credo che sarà per molti. E questo sarà il grande nuovo divario. Noi avremo, Giorgio, ci pensavo proprio stamani leggendo tutt'altra cosa, che mentre una volta noi parlavamo solo di povertà, intendendola come la povertà materiale, contadini che non avevano da mangiare, operai che avevano salari troppo bassi, adesso noi cominciamo a parlare di un'altra povertà, che è quella del sapere. Paradossalmente abbiamo sempre più gente che si trova in quel rischio. E diceva De Mauro, il grande De Mauro, linguista, questo nel 2000, poco prima che morisse, credo nel 2016 o 15, ha detto questa cosa in una trasmissione televisiva: il problema è che abbiamo l'80% della popolazione italiana che non capisce una frase leggermente complessa in un discorso, l'80%. Ma sapete quanti erano nel 1861, il primo anno del censimento dell'Unità d'Italia, quanti erano quelli dichiarati analfabeti, che cioè non sapevano nemmeno mettere la propria firma? Il 78% della popolazione. E ho visto questi due 80%, no? E quindi noi abbiamo bisogno, per non divagare, abbiamo bisogno sicuramente di divulgare sempre di più il pensiero, lo studio e la conoscenza di Aldo Fabrizi. Mi sembra molto bella questa idea di fare un premio oppure di fare la pubblicazione. È fondamentale, perché queste cose non solo rimangono, fanno atti, ma mettono in condizione molti di poter approfondire, ragionare e giungere a delle conclusioni che altrimenti magari non sarebbero in grado di fare. Quindi questa è la situazione che abbiamo. Io mi fermerei qui, se voi siete d'accordo. È stato, devo dire, una presentazione molto bella, perché oltre il dato umano c'è questo dato storico, c'è questo dato professionale, c'è il sindacato, c'è la politica, ma c'è anche il fiuto, l'intuito, l'intelligenza di poter risolvere le problematiche e di dare un contributo facendo parte di una squadra e non semplicemente per avere un contributo per poter emergere personalmente. E questo mi sembra la cosa più bella che io ho intravisto nei discorsi che voi avete fatto. E la signora, non so, vuole aggiungere, certo, venga qui, perché così possiamo, facciamo concludere a lei allora, sì. La signora moglie e vedova di Aldo Fabrizi. Veramente vorrei concludere con delle parole di Aldo, non le mie, voglio solo ringraziare a tutti, e poi tra tanti libri che lui scriveva anche la poesia, che si parla molto poco, però tramite la poesia e tramite le sue parole dava voce a chi non aveva voce. Io adesso leggerò una poesia che mi è sembrato molto molto importante, anche con tutti gli argomenti che si è parlato oggi e anche dei ricordi che si sono fatti da Aldo. Allora, la minaccia, il dolore del mondo mi impietrisce, mi frusta nel cuore, nel cervello. Che cosa dire di due ragazzi torturati e impiccati perché gay? Che cosa dire di una donna lapidata perché infedele al suo compagno? Che cosa dire di centinaia e migliaia di bambini affamati, schiavizzati alla merce di adulti che li vendono come stracci? Che cosa dire dei tanti orrori che si raccontano in media e soprattutto i missionari laici e religiosi? Che cosa dire, amore mio, della diffusa violenza, di tanta marciume e dolore? Ma il dolore del mondo non vale quanto il mio, il tuo, il suo dolore. Conta più quello piccolo e meno il grande, cosmico, universale dolore. È così che viene vissuto nella grande provincia del mondo. Forse è anche questa che genocidi, stermini, la fame, l'AIDS, il colera non fanno più notizia. Fanno fatica a trovare spazio nei media e nella natura dell'uomo schiacciare, annientare la sua natura umana. Ma l'uomo
non ritrova i suoi antichi valori quando si sente minacciato nel suo piccolo mondo? Grazie a tutti e grazie per questa giornata. Aldo sarà molto molto fiero, sarà in vita. Vi ringrazio a tutti. Grazie, grazie molto, grazie a tutti.